Negli ultimi 10-15 anni il settore delle macchine agricole ha avuto un grosso balzo tecnologico. Siamo partiti con dei sistemi di GPS che ci hanno permesso di ridurre non solo il consumo di carburante, ma anche l'utilizzo di fertilizzanti e sementi. Tutte queste tecniche sono state poi affinate nell'arco degli anni. Abbiamo passato delle tecnologie non solo per controllare il trattore o la trattrice, ma anche la macchina attaccata al trattore. Questo ha permesso un ulteriore risparmio. Questo è soprattutto nel termine degli agrofarmaci. Abbiamo ulteriormente modificato e migliorato queste tecniche. Stiamo lavorando negli ultimi anni sui sensori, i sensori in campo e i sensori sulle macchine. Questo ci sta permettendo di ridurre costantemente e migliorare la qualità degli alimenti utilizzando sempre meno fertilizzanti, sempre meno concimi, sempre meno sementi, sempre meno soprattutto chimici. Le nuove sfide per il nostro settore vengono dalla interconnettività dei dati. Esiste un progetto della nostra associazione a livello mondiale sull'agricoltura di precisione che si chiama AF. Questo progetto, che si chiama Atlas, sta permettendo di creare una base comune. L'interconnettività dei dati è fondamentale per avere una tracciabilità anche del prodotto. Prodotto intendiamo il prodotto che tutti i giorni noi consumiamo nelle nostre tavole. Fra alcuni anni, o speriamo anche in tempi più brevi, sarà possibile con un semplice QR code vedere tutto quello che è stato fatto per creare quell'alimento, da quando è stato seminato e quando è stato concimato, che trattamenti sono stati fatti, chi l'ha fatto e in che regione l'ha fatto. Questo grosso passo avanti sta coinvolgendo non solo le nostre aziende, ma tutto il nostro sistema. Sistema allargato che comprende il mondo universitario, il mondo degli agricoltori con tutti i sindacati degli agricoltori, non solo italiani ma anche europei e americani. Sicuramente nei prossimi anni avremo un ulteriore balzo tecnologico perché stiamo lavorando sulla robotizzazione e soprattutto sull'utilizzo sempre meno della manodopera in un campo strategico per noi, soprattutto per noi del sud Europa, qual è l'ortofrutta. Penso che nell'arco del 2030-2035 potremmo raggiungere gli ambiziosi obiettivi di quello che l'Europa ci ha assegnato come Green Deal e come Farm to Fork.